Leonardo Gatti Restauro, studio e laboratorio specializzato nel restauro e nella conservazione dei beni artistici e delle superfici architettoniche, riconosciuto dalle soprintendenze del territorio nazionale. Da oltre 30 anni ci distinguiamo per la serietà, la professionalità e la qualità del lavoro svolto. Per qualsiasi informazione, preventiva o consulenza, potete contattarci telefonicamente o attraverso il nostro sito internet www.leonardogattirestauro.it. Benvenuti alla nuova puntata con la buona notizia, l'approfondimento settimanale curato dal Centro Diocesano per le Comunicazioni Sociali. In copertina la Voce del Popolo dedica ampio spazio al viaggio del Papa in Iraq, un viaggio importante per i temi della pace, un viaggio anche di vicinanza al popolo iracheno che ha a lungo sofferto e che purtroppo soffre ancora. Nel fatto di questa settimana raccontiamo le richieste dei comuni alla regione per la costruzione di nuovi templi crematori. In provincia invece descriviamo la situazione dei contagi e la risposta del territorio con il piano dei vaccini. Veniamo ora ai servizi televisivi. L'apertura è dedicata alla messa presieduta dal Vescovo Pier Antonio per la zona suburbana prima di Concesio, messa celebrata a Colle Beato. Il secondo servizio è invece dedicato alle sale della comunità, sale resilienti, hanno mantenuto durante l'emergenza sanitaria un contatto con il proprio pubblico e per l'estate stanno sperimentando delle nuove proposte. Noi siamo frutto invece è il video realizzato dai seminaristi del Seminario Diocesano di Brescia, un video per promuovere la pastorale vocazionale, un video che racconta la quotidianità del seminario. Ci spostiamo poi in Brasile con la testimonianza di Gabriella Romano, laica Fidei Donum in Brasile per i progetti della Quaresima missionaria. Le quattro parole di questa settimana sono con Suor Anna Maria Moretto, un libro sospeso, un gesto di vicinanza al mondo dei carcerati. Il commento al Vangelo in questa terza domenica di Quaresima è a cura di Don Claudio Lafranchini. Gesù, con la metafora del Tempio da distruggere e da ricostruire in tre giorni, anticipa la sua risurrezione. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù,
non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Ci sono dei luoghi in cui il Signore ci incontra, luoghi quotidiani, ma luoghi anche inediti. E allora tutto va custodito, tutto va reso libero, non ingolfato, perché il Signore possa incontrare la nostra vita, possa incontrare la nostra storia, le nostre domande. Il Signore arriva nel Tempio di Gerusalemme, il luogo dove il popolo di Israele incontra Dio, e lo libera da tutte quelle cose che non permettevano agli uomini di sentire la voce di Dio, di Yahweh. E allora questo Vangelo oggi, questa domenica, ci invita a capire quali sono questi luoghi in cui il Signore viene ad incontrarci. E a un certo punto Gesù la spara grossa, possiamo dire così: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo ricostruirò. I suoi capiranno dopo che stava parlando del tempio del suo corpo, della sua vita, del suo tempo, della sua parola. Ed è per questo che il Signore ci dice: mi incontrerete lì, nel mio corpo, nella mia vita, nella mia storia, perché lì non c'è nessun mercato, non c'è nessuna compravendita, lì c'è solo l'essere gratis, c'è solo la gratuità di un amore di Dio. Dentro la logica del Signore, dentro quello che ci propone, non c'è reciprocità. Come io vi ho amato, voi amate anche me, no. Come il Padre mi ha amato, io vi amo e voi amate i fratelli. Questa è la liberazione, questa è la libertà grande dell'amore che il Signore ci propone. E allora il Vangelo ci invita ancora a renderci conto che dentro l'uomo Gesù possiamo trovare anche quelle realtà che riconoscono il mio essere uomo, il mio essere donna. Gesù conosce quello che c'è nell'uomo e sembra dire a noi: io conosco te, tu impara a conoscere me, impara a conoscere la mia vita e la mia storia. Solo così il nostro modo di stare nel mondo, di essere cristiani, credenti e credibili, possiamo dire così, ci aiuterà a conoscerci sempre meglio. Dentro quella verità su noi stessi, forse anche noi abbiamo dei banchetti da rovesciare, dei banchetti da mercanti da ribaltare, da riguardare alcune situazioni nell'ottica giusta, nella maniera giusta. È solo quando lo sguardo di Dio ci raggiunge e ci permette di conoscerci che questo potrà avvenire, questo cammino di libertà, questo cammino di purificazione anche del nostro cuore ci permetterà di essere così, come quel figlio dell'uomo che è venuto a insegnarci ad essere uomini e donne, cioè a vivere la nostra vita gratuitamente, ad essere gratis. Domenica 28 febbraio il Vescovo Piero Antonio ha presieduto a Colle Beato la messa per la zona pastorale suburbana prima di Concesio. Per ovvi motivi, con la zona l'arancione rafforzato, non potevano essere presenti le altre parrocchie. Parliamo di un territorio di circa 40.000 abitanti. Domenica 28 febbraio il Vescovo Piero Antonio ha presieduto la Santa Messa a Colle Beato per la zona pastorale suburbana prima di Concesio. Nonostante le difficoltà, sono tante le modalità con cui una parrocchia può dimostrare la sua vicinanza concreta alle persone. Perché ho desiderio di condividere la celebrazione domenicale nelle varie zone pastorali. Certo, la situazione che stiamo vivendo la conosciamo bene, quindi come spiegava, gli altri sacerdoti non possono essere qui in questo momento, quelli della zona intendo dire, quindi viviamo noi insieme questo momento che è di comunione. Diverse anche le iniziative per vivere pienamente la Quaresima. La nostra comunità ha fatto un bel cammino in questi anni, in particolare partendo, anzi dirò subito che siamo fortunati, tra virgolette, per il periodo arancione, non sono presenti gli altri parroci delle altre parrocchie, neanche altre comunità, quindi ce lo godiamo tutto noi oggi, soltanto noi.
è per quello che parlo a nome della comunità proprio e non della zona. Abbiamo iniziato il cammino con i padri di Passirano, con la missione nell'anno della fede e nell'anno della misericordia, abbiamo fatto il ritorno dalla missione. E questa comunità ha voluto essere la comunità dei credenti che aveva un cuore solo e un'anima sola. E nell'immaginetta data ci siamo ricordati che erano perseveranti nell'ascoltare la parola di Dio, nel partecipare all'Eucaristia, nell'unione fraterna, nella solidarietà e nella preghiera. Quando 2 anni fa abbiamo restaurato questa chiesa, la bellezza di questa chiesa, io allora dissi: la bellezza di questa chiesa deve riflettere la bellezza della comunità, ma una comunità per essere bella deve mettere in pratica quanto abbiamo vissuto durante le missioni. Ed è bello che sia qui lei oggi, Eccellenza, a ricordarci di nuovo che una comunità è bella se diventa attraente, diventando attraenti si è missionari come ci hanno chiesto di essere. Le sale resilienti, continua l'opera delle sale della comunità sul territorio, diverse iniziative, in particolare Cine Young, un percorso di formazione per i docenti e la proposta delle arene estive. L'emergenza sanitaria ha messo a dura prova la tenuta dei cinema e dei teatri. Le sale della comunità della diocesi di Brescia hanno cercato di restare accanto al loro territorio. Nella sala della comunità Aurora di Palazzolo, ad esempio, i volontari, coinvolgendo le associazioni locali, hanno promosso Mosaico, tessere di storia da condividere. In un tempo in cui le relazioni sono ridotte al minimo, il tentativo è di rimettere insieme quelle tessere che formano il variegato mosaico di una comunità. La via scelta è stata quella della presentazione di libri di autori palazzolesi. Il modo che come sale della comunità abbiamo trovato per tenere attivate le nostre realtà sono certamente la formazione. In queste settimane abbiamo chiuso un corso per oltre 120 insegnanti legato a un progetto per il cinema e la scuola. Nei prossimi mesi riattiveremo un corso di formazione per i volontari anche sui meccanismi della sicurezza e poi naturalmente la proposta fondamentale è che ci stiamo predisponendo ad acquistare uno schermo, l'audio e il video per fare delle arene cinematografiche quest'estate negli oratori, nelle parrocchie, nei comuni, nelle realtà del nostro territorio. Ogni sera in giro per la provincia grazie anche al contributo di un bando Cariplo. In questi mesi l'ACEC Brescia ha proposto, in collaborazione con l'Università Cattolica e con il cinema Nuovo Eden, Cine Young, un corso di formazione online per insegnanti, volontari e appassionati. Il percorso si è concluso sabato 27 febbraio con l'intervento di Paolo Fossati. È un percorso che ha visto la partecipazione di più di 100 docenti grazie a un'importante rete di partner che ha aderito a costruire insieme questo percorso. Ora di nuovo ACEC decide di non fermarsi proprio perché in questo tempo siamo abituati ad ospitare gli studenti in sala, quest'anno non si può, abbiamo deciso di proporre 8 laboratori però per le scuole di ogni ordine e grado. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito della diocesi nell'area comunicazioni e per chi ha partecipato al corso insegnanti arriveranno tutte le informazioni direttamente nella loro casella mail. Noi siamo Frutto. Il seminario diocesano di Brescia ha realizzato un video, una video testimonianza dove racconta la concretezza della quotidianità. Nell'occasione è stato anche pubblicato un nuovo logo del seminario, vediamo le immagini, quindi vediamo anche i nostri seminaristi all'azione una giornata tipo. Noi siamo Frutto. Noi siamo frutto che può essere spezzato. Nobody say, nobody young.
Well, pick me up with golden hand. Oh, Messiah. Well, I would like to hold my little hand. How we will run with, how we will cry with. I would like to hold my little hand. How we will run with, how we will cry. Noi siamo frutto che può essere spezzato, perché tutti possano gustarlo. I would like to reach out my hand. Oh, Messiah, oh, me tell you to run. All the way, all the way. Nobody see, nobody on. Per i progetti della Quaresima Missionaria, questa settimana ascoltiamo la testimonianza di Gabriella Romano. Gabriella è una missionaria laica Fidei Donum in Brasile. Noi dobbiamo renderci conto che in ogni parte del mondo dove esistono poveri è perché non ci sono delle reti solidali come troviamo qui, ad esempio in Italia. Cioè, succede un'emergenza, già si attivano tante cose. Là è molto, molto più difficile. Purtroppo i risultati della pandemia nel mondo dei poveri sono disastrosi. E non solo dal punto di vista della, diciamo così, dei bisogni primari, che sono l'alimentazione giornaliera, le medicine, la salute, ma ecco, vorrei riflettere insieme a tutti voi anche su altri bisogni, l'istruzione. I nostri ragazzi qui hanno perso un anno, ma là i ragazzi che sono, diciamo così, a livello di istruzione molto, molto precari, là vuol dire analfabetismo puro. E questa è una cosa che preoccupa, mi preoccupa. Ecco perché noi che viviamo in una zona dove abbiamo più possibilità per rispondere alle povertà che ha creato la pandemia, abbiamo anche il dovere però di non fermarci a questo e pensare a chi ha più bisogno, a realmente quelli che vivono in situazioni di povertà. Io vivo in Brasile e tutti adesso hanno sentito la variante brasiliana, ma la cosa più grave è stata che non c'era ossigeno a Manaus. Al di là della malattia non c'era come curarla e non era una cura come il vaccino che bisogna aspettare anni, era una cura che poteva essere accessibile subito, solo che non c'era. E per far arrivare questo ossigeno si sono dovute creare tante situazioni, addirittura altre nazioni hanno donato ossigeno a Manaus. Ma vi rendete conto che nelle zone di povertà esistono dei disagi immensi. Parlo del Brasile, parlo dell'Africa, parlo di quelle stragrandi popolazioni che sono queste migrazioni di popoli che poi si fermano a delle frontiere e vivono in situazioni disumane. Cioè dobbiamo allargare proprio il nostro sguardo e vedere che c'è un mondo di povertà che questa pandemia ha reso ancora più poveri e in situazioni disumane. Tutti abbiamo diritto alla salute, ogni uomo di questo mondo, abbiamo diritto all'istruzione, abbiamo diritto a una casa. Purtroppo nella mia esperienza di Brasile, ma se allargate, cioè pensate all'Africa, pensate all'Asia, pensate a dove ci sono i poveri, questi diritti essenziali non vengono rispettati. In un momento di pandemia, come ho detto prima, vi lascio immaginare. Dona anche tu un momento di evasione, una bella iniziativa in questo tempo di Quaresima.
promossa dalla Libreria Paoline. Ne parliamo con Suor Anna Maria Moretto. Suor Anna Maria, com'è nata questa iniziativa di attenzione a tutto il mondo dei carcerati? Sì, diciamo che questa idea è nata da un'esperienza che si è realizzata a Napoli con il Caffè Sospeso, che ormai è nota a tutti. E diciamo che anche noi quest'anno, in modo particolare in questo tempo forte, abbiamo voluto così avere un pensiero particolare per tutti i nostri amici che per vari motivi sono invece si trovano a vivere questo momento rinchiusi in una struttura che, come sappiamo, ecco, non permette nemmeno oggi la visita ai parenti e agli amici. Quindi abbiamo pensato che proprio attraverso un libro può essere un momento di evasione, ma anche un momento di riflessione, un momento di confronto con la loro vita importante, perché da qui possa nascere un'idea nuova, un'esperienza nuova. Ecco, il libro è come una finestra, che è una finestra aperta sul mondo, che fa incontrare tantissime esperienze e tantissime persone. L'iniziativa è curata dalla Libreria Paoline in collaborazione con altre realtà. Sì, da tempo collaboriamo con Mondo in Missione e quest'anno abbiamo iniziato a collaborare anche col progetto Vangelo, che tramite Don Mario, appunto della parrocchia di Santa Maria in Calchera, ci ha offerto questa possibilità di estendere anche in questa piccola loro parrocchia a tutti i loro amici la possibilità di aderire a questa iniziativa, proprio perché anche lui, come noi, sostiene e crede l'importanza di una lettura, in modo particolare la lettura del Vangelo. Infatti noi, Paoline, siamo nate proprio per diffondere la parola di Dio. Il libro più bello che possiamo regalare, possiamo donare, è proprio il Vangelo, perché è da quella parola, da quell'incontro con il Signore che può cambiare davvero la nostra vita e anche quella di chi lo avvicina, chi si avvicina al Vangelo. Concretamente in questa iniziativa si può donare un libro che poi verrà portato appunto dentro il carcere, si può fare anche una dedica. Immagino che ci siano state già delle dediche che vi hanno particolarmente colpito, so che ne hai portate alcune, se vuoi puoi raccontarci come sta andando l'iniziativa e se c'è anche una buona risposta dalle persone, visto che è un gesto di solidarietà e di vicinanza che costa relativamente poco. Sì, devo dire che così non aspettavamo questa risposta, ma i bresciani, gli amici della libreria, i nostri lettori hanno accolto positivamente questa iniziativa, anzi proprio con entusiasmo, e hanno scritto delle parole molto belle, perché hanno pensato mentre scrivevano proprio di raggiungere quella persona, quel fratello, quella sorella, quell'amico. Ecco così. Ad esempio, una giornalista, proprio venendo lì e proponendo l'iniziativa, ha voluto donare questo di Rosario Lavatino e scriveva così: perché ogni pagina sfogliata possa essere un passo verso la rinascita. Ecco, anche altri, diciamo, no, in modo particolare una signora con il marito è venuta proprio appositamente, ci ha colpito proprio vedere che lei, attraverso questo piccolo gesto, ha voluto in qualche modo, dice che questa condivisione, dice, è stato un regalo per lei. Ecco, mi ha colpito perché noi a volte pensiamo di regalare qualcosa agli altri, ma anche questi gesti possono essere per noi un regalo. Infatti questa amica dice: nessuno basta a se stesso, abbiamo bisogno gli uni degli altri. Dice che appunto questa condivisione quindi è stato un regalo per me, ma lo spero che sia anche per te. Ecco, è molto bello. Poi anche dei giovani, ecco, così anche dei giovani che proprio venendo hanno chiesto se potevano fare la dedica e prendere dei libri. Sono i libri raccolti per adesso in due sole settimane, sono quasi 100. Quindi è un'iniziativa che ci incoraggia e ci dice che veramente noi dobbiamo osare, bisogna proporre, ecco, la Chiesa sempre di più, e anche noi come appunto a servizio della Chiesa per il Vangelo, con la libreria, dobbiamo avere il coraggio di proporre delle iniziative che aiutino ad avvicinare ed incontrare gli altri in un mondo, in un momento anche dove la diffidenza, dove la paura, dove il richiuderci in casa per le varie situazioni che la pandemia ci costringe, ecco, proprio pensare agli altri può essere qualcosa che fa bene a tutti e ci aiuta a vivere meglio.
Un libro sospeso è proprio un'occasione per pensare agli altri, pensare a persone che sono rinchiuse dietro le mura del carcere e che hanno sofferto anche loro in questa situazione, in questa pandemia, il fatto di non avere un contatto con i parenti, con i familiari e con gli amici. Grazie a Suora Anna Maria Moretto dalla Libreria Paoline, ed ora è il momento degli appuntamenti. Martedì 9 marzo alle ore 20:30 prosegue Ti racconto la missione con Don Mario Neva e Suor Daniela Alborghetti, missionaria in Tanzania. L'incontro sulla piattaforma Zoom. Giovedì 11 marzo alle ore 20:30 a Salò, nel Duomo di Salò, la scuola della parola con il Vescovo Pierantonio. Venerdì 12 marzo alle 18:30 proseguono i quaresimali con Don Roberto Ferrari. I quaresimali sono in diretta sui canali social del nostro settimanale e su Super TV. Mercoledì 17 marzo alle 18:30 prosegue Voci nell'Agorà, in diretta sui canali social del nostro settimanale. Parleremo della figura di San Giuseppe. Continuate a seguirci sui nostri canali social, su Facebook, su YouTube e su Instagram. Ci salutiamo questa settimana con una frase tratta da un libro di Ignazio Silone, L'avventura di un povero cristiano. L'ospitalità è un'opera di misericordia. Grazie di essere stati con noi e appuntamento alla prossima settimana. Leonardo Gatti Restauro, studio e laboratorio specializzato nel restauro e nella conservazione dei beni artistici e delle superfici architettoniche, riconosciuto dalle soprintendenze del territorio nazionale. Da oltre 30 anni ci distinguiamo per la serietà, la professionalità e la qualità del lavoro svolto. Per qualsiasi informazione, preventiva o consulenza, potete contattarci telefonicamente o attraverso il nostro sito internet www.leonardogattirestauro.it.